Professore, intanto grazie per aver accettato il nostro invito a rispondere a qualche domanda. Ci piacerebbe sentire da lei qualche notizia aggiornata sulla attualità della filosofia, se la filosofia è ancora attuale, se dobbiamo rinunciare a non porci più le domande sul senso. La filosofia è sempre attuale per la semplice ragione che è un atteggiamento dell'umano, nel senso che l'umano o vive in una maniera becera senza un senso critico oppure sviluppa un senso critico, si chiede un perché delle cose, ce l'ha insegnato Aristotele. Il problema è che la tendenza è quella di eliminarla da tutti gli ordini di scuola. Filosofia oggi c'è solo in Spagna e in Italia a livello di scuole medie superiori. E probabilmente io suppongo anche che ci sia un'intenzione da parte del potere di evitare che si sviluppi un senso critico nella gente. Quindi, come diceva bene Jaspers, la filosofia è un atteggiamento, un modo di vedere il mondo determinato da un'attenzione, non da una forma di accettazione incondizionata di quel che si vede o di quel che si sente. Il compito che io mi sono dato è semplicemente quello di descrivere il mondo e il mio atteggiamento è fenomenologico. Ma descrivere il mondo che cosa vuol dire? Vuol dire per esempio che se siamo nell'età del nichilismo, bisogna dire che siamo nell'età del nichilismo e descriverlo, perché altrimenti la gente vive come se fossimo ancora nell'età umanistica, si comporta con le categorie dell'umanesimo quando l'umanesimo è finito da un secolo. Ecco, allora rendere avvertita la gente, guardate che i connotati del reale è questo, sono questi. E allora fare filosofia significa destare questo avvertimento e consentire alla gente di muoversi con categorie altre e vedere quanti cambiamenti subisce l'umano, per esempio per il fatto che siamo entrati anche nell'età della tecnica, dove la tecnica non è più uno strumento ma è diventato il soggetto del mondo e dove il problema non è quello che possiamo fare noi con la tecnica, ma che cosa la tecnica può fare di noi. Bene. Questo. Professore, grazie molte, molti auguri. Io professore invece le volevo chiedere un'ultima domanda. Cosa ne pensa invece attualmente del ruolo del professore? Il professore dovrebbe fare un'operazione di educazione del sentimento, assumendo la parola sentimento in maniera forte, come diceva Kant, il quale per esempio tra le altre cose scriveva che la differenza tra il bene e il male potremmo anche non definirlo perché ciascuno la sente e usa la parola Gefühl da sé. Oggi non è più vero che i ragazzi sentono da sé la differenza tra parlare male a un professore e pigliarla a calci, tra corteggiare una ragazza e stuprarla. Non hanno più una risonanza emotiva della gravità o meno delle loro azioni, della differenza tra il bene e il male, allora il professore dovrebbe fare anche un'operazione non solo di istruzione, ma di educazione del mondo sentimentale. Parla il professore delle scuole superiori, naturalmente. E però a questo punto sarebbe necessario fare delle classi di 15 a 12 persone, perché se ne hai 30-35 hai già rinunciato a priori all'educazione. E soprattutto fare dei test di personalità ai professori per vedere se hanno una passione, se sono carismatici, se sono affascinanti, perché i ragazzi vanno presi a quel livello lì perché sono una dimensione sostanzialmente erotica in quell'età, più che intellettuale. E infine bisognerebbe che questi ragazzi fossero seguiti a livello individuale, educandoli proprio nella loro dimensione sentimentale. Il sentimento di sé è il sentimento degli altri. Uno che ha sentimento non brucia un immigrato, uno che ha sentimento non picchia un handicappato.